Mamma, io non posso, non posso. Ho un appuntamento tra un quarto d'ora, tu dovevi già essere qui. Ho capito, ma io ho un appuntamento, sto uscendo, non posso stare con lei. Che palle, però. Sì, il purè. Poi? Grana, non c'è il grana. Non c'è, non lo vedo. Grana. Poi? Basta, no? Oh, quanto devi mangiare, nonno, stasera? Dai, ciao, 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 ciao. Sicura questa è la sua risposta definitiva? Nonni? Sì, sì. Nonni, guarda che è pronto, dai. No, aspetta la tua mamma. Mamma arriva tardi stasera, cucino io. Ah, siamo a posto? La risposta giusta fare tardi, era arciere. Arciere! Io lo sapevo. Bravo. Ma piano, Non potete andare a stare così attaccata alla grazia. Una concorrente fa... Ecco qua. Qua nonna, qua. Ah. Adesso ti riscaldo anche il purè, eh? Ancora? Ragazzi, super mega casino a casa. Sono in ritardo, ma vado a mangiare a mia nonna e arrivo, eh? Scusate. Dove devi andare? Esci? Sì. Sì. Ho spettacolo stasera, no? È il laboratorio teatrale quello che faccio qui con lei. E cosa fate? Uno spettacolo, nonna. Una cosa. Una cosa sull'amore. Amore, chi se lo ricorda più? Sono passati 100 anni. Sì, ecco qua, così anche qua. Attenta, oh, scusa. Attenta. No, non ti preoccupare, faccio io. Aspetta. Stasera mi porti con te. Dai, usciamo, io e te. No. Cioè, ma perché da noi? Più di così. Dai, un'altra volta, promesso, eh? Altra volta? So se ci sarà un'altra volta. Perché queste fitte non passano, sai? E poi sono 2 giorni che mi pulsa la testa. Anche il respiro, senti? Sì, nonna, tu stai benissimo. Va bene, vai. Tanto... Cosa sono io per te? Ti voglio bene, lo sai. Allora dimostramelo. Che bella! Siamo già arrivati? No. Tu rimani qui, eh? Aspettami un attimo che dobbiamo dare un passaggio ai miei colleghi. Ancora un po' ci stavamo addormentando. Ma sai che ore sono? Cosa ci fai ancora vestita così? Ma sei pazza! Aspetta, ragazzi, ascoltatemi. In macchina c'è mia nonna. Ma cosa ci fai in macchina? Beh, vieni con noi. Ma quindi sa? No, no, appunto, non sa niente, capito? Beh, adesso lo saprà. No, non ho detto. Mia nonna non ci vede niente. Ah, meno male. Meno male, però ci sente, capito? Quindi... Sì, dai, ho capito, dai, che se no facciamo noi. Ah, che buon profumo di fiori. È Vera delle siepi? Veramente è vetiver con una punta di paciulli. Oddio, che spavento! Ci vuoi far morire? Ma voi che cosa fate nello spettacolo? Io il protagonista. Sì, i tuoi sogni. Nonna, lo spettacolo è, diciamo, un omaggio alle più grandi canzoni d'amore italiane tradizionali. Sì, la rettore. Marcella Belli. Arrivati. Fine del supplizio. Mi fermo di spazio con questo braccio, per favore. E dove vado? Dai, sì. Andiamo, che manca pochissimo. Dai, sali.
sì, sì. Salve. L'ultima volta che t'ho visto recitare facevi l'angelo. Te lo ricordi? Era la recita di Natale. Eri terribile. Grazie. Oh no, la maestra ti aveva messo a posto in fondo. Perché eri incontenibile. Ero l'unico angelo a cui è proibito cantare. Nonna, senti. Stasera sarai bellissima. Vai. Mieux.